Con il campionato di Serie B ormai giunto al termine, entra nel vivo la sfida per il trofeo miglior grifone gioielleria Bartoccini. Sono in tanti giocatori infatti a insidiare la prima posizione da tempo nelle mani del portiere Rosati. Negli ultimi incontri a smuovere la classifica del campionato parallelo organizzato dal coordinamento Perugia Club sono stati l'attaccante Matteo Ardemagni e il centrocampista Pierre Desiré Zebli, premiati dai tifosi biancorossi, il primo in Brescia-Perugia 2-2, il secondo in Perugia-Avellino 2-0. Premi in buoni acquisto da spendere nei punti vendita Bartoccini che sono stati consegnati nella gioielleria di Pian di Massiano. Quando davanti se la contendono i difensori, chiaramente è un campionato che sicuramente non ha rispecchiato magari le aspettative più importanti che tutti noi magari aspettavamo, che c'erano almeno i playoff. Però è sempre stato un buon campionato, dove c'è stata una salvezza tranquilla, con tutte le vicissitudini che ci sono state, quindi non possiamo dire che è assolutamente un campionato deludente. Da non dimenticare le due vittorie nei derby, che per noi tifosi sono importantissime, quindi prendiamo buono questo campionato, come si dice sempre, impariamo dagli errori e prepariamoci, sempre se non avviene un miracolo, per il prossimo campionato. Voglio dire, non sempre si può vincere. Al vincitore finale del trofeo miglior grifone gioielleria Bartoccini andrà in premio un orologio Gleason griffato con il logo del Perugia Calcio. Oltre che rimanere, diciamo, nella storia, nell'albo del trofeo miglior grifone, dove ci sono nomi di tutto rilievo del calcio nazionale, e poi alla fine c'è sempre un bellissimo premio che la gioielleria Bartoccini mette a disposizione. A estrazione tra tutti i tifosi che hanno votato online il miglior grifone in campo, sono stati premiati con gadget del Perugia i giovanissimi Francesco Prischi del club Passignano sul Trasimeno e Alessandro Camarda e Riccardo Penna del club Sant'Ercolano, questi ultimi due reduci della sfortunata trasferta di Novara. Alla fine i nostri giocatori hanno giocato bene a Novara, noi purtroppo prendiamo sempre gol alla fine. Importante crederci comunque e sudare la maglia. Sempre, onorarla sempre e fino a quando ci sono le partite sempre onorarla. Cioè, se non le sbagliano nessuna e si bloccano quelle davanti è possibile raggiungere i playoff, se no ci si prova il prossimo anno, l'obiettivo è cercare questa Serie A.